Ciao carissime, eccomi qui con un nuovo look. In realtà è il trucco che mi avete richiesto, che indossavo nell'ultimo video haul. Me l'avete richiesto in tantissime su Facebook, Instagram, nei commenti dell'ultimo video haul. Vi ringrazio tantissimo ovviamente per i complimenti, vi ringrazio anche per avermelo richiesto. In realtà piaceva molto anche a me, era un esperimento. Ho provato a ricreare lo stesso trucco, anche se come sapete tutti i truccatori o comunque tutte le persone che amano il trucco si lasciano ispirare dal momento che stanno vivendo, comunque seguono l'ispirazione, per cui se ci sono delle piccole modifiche o il trucco è leggermente diverso è normale perché non riesco mai a fare delle copie, devo sempre metterci qualcosina di diverso. Niente, spero tanto che questo look possa piacervi. Ho messo anche lo stesso vestito che indossavo nel precedente video che mi piace molto. Niente, ragazzi, fatemi sapere se vi piace. Vi mando un bacio e vi lascio alla realizzazione. Prendo questa palette di Motives e come primo colore vado ad utilizzare questo marrone opaco. Lo prelevo con il pennello di Zoeva da sfumatura numero 227. Lo applico nella piega dell'occhio, come vedete. E ricrea una sfumatura piuttosto alta e concentro il colore verso l'esterno, quindi non applico proprio il colore sulla palpebra mobile, ma soltanto all'esterno di essa. A questo punto prendo il pennello da sfumatura Sedona Lisse numero 863 e vado a sfumare i margini del trucco per renderli meno netti, quindi sia sopra che di lato, vado a pulire proprio il trucco. A questo punto prendo di nuovo la palette, utilizzo il primo colore che è questo color ocra e lo applico con il pennello Sedona Lisse numero 941 sotto l'arcata sopraccigliare, quindi come punto luce. Prendo poi un altro colore opaco, che è questo rosa antico, con il pennello di Lila Cosmetics numero 964. Applico il colore sulla palpebra mobile. Prendo poi il primo colore, che è questo ocra, e lo applico nell'angolo interno per illuminarlo e come punto luce. Prendo poi la matita Kajal di Collistar e la applico da metà occhio verso l'esterno. In seguito andremo a sfumare il tratto. Prendo poi questo pennello di Crown Brush in Gold Liner e vado a sfumare il tratto verso l'esterno, quindi creo proprio una vera e propria ombreggiatura all'attaccatura delle ciglia superiori verso l'esterno. Applico il mascara di Real di Benefit sulle ciglia superiori. Pezzo forte, ciglia finte Red Cherry numero 48 e vado ad applicarle con la colla di Eschido. Quindi applico la colla all'attaccatura delle ciglia e in seguito vado ad applicarle. Mi aiuto con le pinzette. A questo punto vado ad applicare il Vamp Duo Liner e Kajal. Utilizzo il Kajal, lo applico all'interno dell'occhio, nell'angolo interno, nella parte interna della rima superiore e a mo' di eyeliner all'inizio dell'occhio. A questo punto Terra di Too Faced, la Chocolate Soleil, con questo pennello angolato di Sedona Lace, la applico sotto lo zigomo per scolpire il viso e la applico anche all'attaccatura dei capelli. Amo questa terra. Poi applico il blush di Max Factor, che è il Cream Puff Blush numero 05, e lo applico appunto sulle guance verso l'alto. È un bellissimo rosa, anche illuminante. A questo punto matita di Collistar Nude, che è la numero 204, vado a delineare le labbra e in seguito porto anche il colore leggermente verso l'interno. Applico il rossetto opaco, questo è il Nude di Jared Cosmetics. Applico questo rossetto nude sulle mie labbra. In seguito applico il gloss Pretty Smart di The Balm e anche questo mi piace tantissimo.
ragazze, questo era il make-up finale, spero tanto che vi sia piaciuto. Un bacio!